Eccoci qua, lui, l'uomo della castità, l'uomo puro, sempre, che si chiama? Ismaele. Ismaele, da dove vieni? Da Bussolengo. Provincia di? Verona. Oh, i buttei di Verona, da Verona, fregheta. Allora, con chi ti sposi? Con Susanna. Susanna, dimmi un aggettivo per definire il tuo amore con Susanna. Devi dirlo alla camera, agli amici a casa del convento. Un aggettivo. Sì, un aggettivo per definire l'amore con Susanna. Perverso. Perverso, no. Meraviglioso. Dammi la mano, dammi la tua mano sinistra. Mano sinistra. C'ho un panino. Vogliamo vedere l'altra mano? Sì, no, facciamola vedere pure. Eccola. Ok, perfetto. Dai, un aggettivo per definire il tuo amore con Susanna. Ok, grazie. Bellissimo. Un applauso, dai, un applauso. E voglio una parola, non si può racchiudere in un aggettivo. Cosa deve fare? Cosa deve fare? Ferma la posta da soldatino. Ah, alla missione, alla missione. Allora, invece, in un aggettivo mi devi definire come sogni stasera il tuo Dio al celibato qui al convento di Lonato. Come lo sogno? Cioè, io spererei di ricordarmi domani mattina come sono entrato e come ne sono uscito. È un aggettivo difficile. Bene, allora io ti do già un aiuto. Secondo me ti ricorderai come sei entrato e non ti ricorderai sicuramente come sei uscito. No, questi sono guai. Questi sono guai. Quando è che ti sposi? 12 maggio. 12 maggio, sei prontissimo? Sì, è un prontissimo, è un parolone. Hai due posti in più a tavolo? C'è sempre posto. Vogliamo venire a mangiare a Stocco, io e il nostro Mr. Dave. C'è posto per due a Stocco, eh. Però vogliamo bere solo Valpolicella noi. Beh, certo, siamo a Verona. Ok, perfetto. Promesso, due posti ci sono per me, Mr. Dave. Due posti assicurati, abbiamo sempre posto in più. Oh, fantastico. Salutiamo Susanna e promettiamoli che li fai la brava. Sì, fai la brava. No, te che fai il bravo, non lei. No, no, lei. Te che fai il bravo. Io sono già bravo. Ok, dopo questa battuta salutiamo tutti i tuoi amici, parenti da Verona. Ciao. Ciao, ciao. Non guardate.